Buongiorno, ho appena lasciato, insomma, la scuola, sono rientrata, sono le 8:10, 8:13, sta ancora diluviando. Mia mamma è andata via ora che mi è restata a casa, però appunto quella che dorme, perché questo tempo e la mattina non me lo porto mai dietro. Fortunatamente la mia mamma lavora praticamente davanti a casa mia, dentro le 8:30, quindi mentre porto, insomma, la scuola, mi resta un attimino qua. Leo è super mega iper raffreddato, gli ho dato anche un po' di tachipirina ieri sera, ora sta ancora dormendo e niente, prima che si sveglia mi muovo a pulire la zona giorno, così in caso lo posso sistemare nel suo tappeto giochi. L'unica cosa che ci ho fatto sono i letti di Samu nostro e il bagno. Ovviamente c'è ancora quel piccolo Leo che dorme e quello lo farò dopo. Ok, intanto la zona della sala pulita. E ora devo aspettare che si asciuga. Oltretutto con questo tempaccio c'è parecchia umidità, non si sta asciugando praticamente nulla. Stamattina per asciugare il pavimento del bagno, non vi dico, 3 ore. E niente, ora procedo con il resto della casa. C'è Popolino. Lasciamo dormire ancora e io continuo. Mentre aspetto che si asciughi la zona giorno, intanto c'è le sottocarica, per questo c'è questa inquadratura. Sto facendo variegare la stanza e niente, volevo sistemare un po' il fasciatoio perché, come vedete, è un po' un caos, quindi ne approfitto e dovrei anche portare giù questi scatoloni con la roba 3-6 mesi che non va a Leo. I giubbotti, qui ci sono tutte le cose, 1, 3, 3, 6 di giubbotti, questi sono i vestiti 3-6 mesi. Di 3-6 mesi c'è anche un'altra scatola lì dietro che noi la taglia 3-6 mesi l'abbiamo sfruttata veramente, veramente tanto. Quindi ho diverse robine, anche perché il mese scorso siamo passati tipo alla 6-9 mesi. Insomma, Leo veste abbastanza giusto, infatti ora vestiamo la 6-9, 9-12. Ok, vi faccio vedere al volo, non è ancora perfetto, però va bene, dovrei sistemare i cassetti che lasciamo perdere, però insomma c'era un po' di caos, ho sistemato anche il cestino dei prodotti e niente, allora qui ho messo tutti i ciucci che ha. Anche quelli piccolini che non usiamo più dei primi 6 mesi, diciamo, i suoi primissimi ciucci comunque sono qua. Ora siamo passati a questi dai 6 mesi in poi dell'Avent, gli piacciono anche questi. E niente, insomma, gli ho comprato tutti questi qui dell'Avent, che sono anche gli stessi ciucci che usavo con Samuele, solo che 8 anni fa facevano anche il tappino proprio per il ciuccetto. Ora questi dell'Avent non li fanno più. Cioè usciva, quando compravi il ciuccio c'era proprio il tappeto. È un peccato comunque. Qui ho tutti i ciuccetti puliti, sterilizzati, tutto quanto. Ce l'ho qui a portata di mano. Poi qui ho messo le sue due paia di scarpe. Questo è quello un pochino più sportivo. E queste qui sono quelle più elegantine che ho preso alla Prenatal, che amo da morire. E qui c'è le scarpine. Qui dietro c'ho scatoloni da portare giù di tutta la roba 0 un mese 1 3 mesi più quelle altre scatole avanti. Poi c'è il pezzo del passeggino, perché qui che si smonta, perché per appunto in casa io ancora uso la navicella, anche se Leo ha 7 mesi mi ci sta tanto volentieri, mentre ancora, e quindi ancora sfrutto la navicella. Qui ho la sacca con tutti i pannolini. Eccoci qua, ne ho diversi. Allora, i miei preferiti, vabbè, sono i Progressi, ma costano 1,5 stonfi. Secondo posto, insomma, ci sono anche. Oh, c'è una coccinella qui, ma che coccinella? Vabbè, erano delle torte di pannolini. Infatti, notare, quando cambiavo il pannolino, cavavo l'elastico e lo infilavo nella cesta. Sono andata tutta la cesta a sistemare, a pulirla e notare quanti elastici c'erano e l'ho radunati qui. Comunque, insomma, eccoci qua. Questi sono tutti i pannolini. Ci sono anche sotto i puempi. Insomma, qua c'ho tutti i pannolini. Qua c'ho il prodotto di tutti i prodottini. Quindi le faldine di cotone, la crema per la dermatite, il latte, il detergente, acqua micellare,
l'olio di mandorle, burro talco, un'altra acqua micellare che non mi piace, però ce l'ho qui da smaltire. Altro burro talco, sto terminando queste due creme che vi consiglio per l'arrossamento del culetto. Questa è proprio in assoluto al momento, da quando è nata la mia preferita. Ve la consiglio, costa anche poco, anche questa non è male. E questa l'ho comprata al Tigotà. Ok, qui si è asciugato. Ci sarà tempo per avere il salotto da copertina di una rivista. Io ho già posizionato il tappeto perché ancora dorme, regà. Col fatto che è molto raffreddato, insomma, ha bisogno di riposare. Infatti sono le 9:15, ancora dorme. Comunque. Io ho già preparato il tappeto così quando si sveglia dopo colazione può mettersi a giocare, tanto è tutto pulito e sterilizzato questa zona e a posto. Allora, ore 9, ho finito tutte le pulizie, c'è un odore di Rio Boom Boom in tutta casa, quello con la colazione di Ola. Lo faccio vedere. Io un po' di raspino alla gola, come si dice da noi, ho un po' di mal di gola, quindi insomma. Sto andando di succo, così ace. Oltretutto sono stata anche male, sono ancora sotto antibiotico. Per via del dente del giudizio, non vi dico. E sono stata più di 10 giorni KO, infatti anche per questo che poi non ho più rivloggato. E ho bevuto solo succhi, 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 perché era l'unica cosa che riuscivo a ingerire. E niente, mi è rimasto da sistemare solo la camera dei bimbi, ma... Dorme, quindi mi rilasso. Mamiglione, sono quasi le 10. Questi qua, il nostro popolino, tutto raffreddato, però mi sembra che sta un po' meglio, però mi sembra che ha anche un po' l'occhietto raffreddato. Bravo Leo, ha buttato giù le salviettine e andrò a mettergli, userò queste salviettine per pulirgli gli occhietti che mi aveva prescritto già dalla nascita. Il pediatra che per l'appunto le ho gli occhietti delicati. Purtroppo questa è una cosa che ha ereditato da me. Un po' di lavaggetti ne abbiamo fatti, ma ahimè, ora non se li fa fare più tanto volentieri. E niente, era mi do un po' di lattino. Sì, veramente vuole un po' di lattino questo bambino. Questo bambino, bambino, come sei bello. Oddio, che belle guancettine. Amore. Ok, mentre lui è qui tranquillo, che gioca, vado a fare la camerina di bambini, vado a pulire e sistemare. Questo è il suo angolino. Popolino, come sei carino quando giochi. Quindi che gioco? Ho fatto partire l'asciugatrice. Io ora mi guardo un po' di più. Ok, mezzogiorno, ci ho messo un po' i cartoni a Leo, quindi inizio pian piano a preparare, a imbastire il pranzo. Sta di nuovo diluviando, aveva smesso. Che palle, non se ne può più di questo tempaccio. E sto pensando di fare, insomma, sto pensando. Ho già fatto le patate, poi farò delle polpettine di pollo per me e Samuele. Mio compagno è già a posto perché ieri ha mangiato il riso, gli darò quello con l'hamburger e l'insalata. Noi polpettine con delle patatine dentro, un po' sfiziosetto. E Leo non gliel'ho mai dato, non so se è già da dare, dato che è anche un po' tra virgolette influenzato, ecco, non so perché. Nella mia testa, quando uno è influenzato, dovrebbe mangiare cose che gli piacciono. Non lo so, comunque, il salmone lo mangio molto volentieri. Avevo comprato questi omogenizzati, questa è la trota, cioè di che mi guarda. E
E volevo provare a darglielo anche perché è completo, perché c'è, insomma, c'è le patate anche all'interno, e trota e patate. E quindi volevo provare a dargli la pastina con, magari faccio gli anellini con il brodo vegetale, che lo scolo un pochettino, però ecco, non è che lascio brodoso, comunque lo lascio più cremosino, ecco. Sì, farò così, e vediamo se si mangia questa trota. Vediamo, tanto il brodo insomma ce l'ho già pronti. Aggiungo anche il brodo, solitamente da quella pastina, quando aggiungo l'omogenizzato non metto sempre il brodo. Però ecco, quando gli faccio assaggiare qualche omogenizzato nuovo, preferisco mettergli il brodo, così magari camuffa un po' il sapore nella mia testa, non lo so comunque. Allora, ok, sono andata a versare tutto il vasetto di trota e patate nel piattino e ho preso 2-3 cucchiai di brodo. E li ho messi nell'omogenizzato, quindi comunque caldo, e almeno è diventato comunque più cremoso e si è sciolto bene. Comunque sono già, insomma, pronti, ecco, non c'è bisogno per forza di scaldare a bagnomaria. Io infatti gli omogenizzati non li scaldo mai a bagnomaria, ma faccio sempre in questa maniera. Quindi prima di andare a scolare pastina o quant'altro, aggiungo un po' di acqua o brodo di cottura e poi inserisco in un secondo momento la pastina e niente, filo di olio, speriamo lo mangi, perché la prima volta comunque, mamma mia che tossina. Eccolo qua l'olietto, come dicevo sta poco bene della prima volta che mangio la trota. Oltretutto sto già iniziando a mettere tutti i vasettini di omogenizzato da parte, perché le utilizzerò come bomboniere per il primo compleanno di Leonardo, stavo per dire di Samuele. E niente, devo stare perdendo la pazienza. Sta preparando la pappa, mammi. Mannaggia, mannaggia, come si è morto. Morbido ciccione, ma quando sei diventato così grande? Mi fai capire? Ma che pacche, è il culo del tuo papi. Hai le paccone del tuo papi. No. Ok, ecco qua. Soffiamo un pochettino. Ho questo cucchiaino della mamma che praticamente quando è giallo, 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 giallo vuol dire che brucia tantissimo. Poi mia mamma, lo vedete che già un attimino si sta inverdolendo. Non so se si vede. E vediamo se ferma. Hai fame, mamma? Ecco qua, ora è un pochino più verdino. Soffio un pochettino, vediamo se gli piace la trota. Oddio, mi sa non gli piace. Com'è? Lo mangi? Vabbè, comunque, mi sa non gliela compro più, ha fatto proprio una faccia brutta brutta. Ma se hai fame, lo mangi, no? Ragazzi, trota super bocciata. Non gli piace tanto. Ne ha mangiato qualche cucchiaino, ma non so se è perché sta poco bene, che magari ha fastidio alla gola, o se è proprio la pastina con la trota che non gli va tanto. Mi sei proprio la pastina con la trota. Che ti do, un fruttolino? Un dolcetto? Fresco fresco, magari se ti dà fastidio alla gola ti piace? Niente, la trota non c'è stato verso, quindi insomma ora gli do questo fruttolino fresco alla pera. Vediamo se magari mangia qualcosina. Tanto poi più tardi riprenderà il seno per fare il pisolino.
Io oggi semmai gli do una merendina un pochettino più consistente. Niente. Vediamo un pochettino. L'altra volta gli ho dato quello alla mela, ha apprezzato tantissimo. Vediamo oggi la pera, fresca fresca. Ale spappolato, il frutto lo sì e la trotina no. Ora ho un altro omogenizzato, penso di regalarlo allora a una ragazza che conosco che ha partorito un mese dopo di me. Magari il suo bimbo lo mangio, perché insomma è un peccato, perché ormai ce l'ho a casa, ma se lui non lo mangia, che si fa? E la mamma non ce lo fa più. Vieni topo, che è pronto? Ora vedi. Nomi degli animali. Quindi. Ti devo dire gli animali: delfino, aquila, gufo, cervo. Animali. Vola. Allora, Leo, anzi, sì, ha zappato il pisolino oggi, si è già svegliato, abbiamo fatto i compiti. E niente, sono le 3 meno 20, ancora è super mega presto. Allora, sono le 3, non è ora della merenda, però ci presa poi di snack. E con Samuele volevamo assaggiare queste Le lenticchie. patatine alla pizza e gli M&M's con la La cioccolata. cioccolata, queste qui abbiamo fatto l'esse lunga. Proviamo prima queste. Intanto basta, basta. Però intanto facciamo ma queste così. Oh, Piano. voglio aprire io. Vai. Questo è il patatine. Le devo. Ieri queste le abbiamo già assaggiate. Io Bravo, devo Samuele, assaggiare. con la scusa Oh. che stavo facendo il blog, mamma, facciamo un video assaggi, ma non abbiamo un granché, quindi integriamo al Sono blog. buonissime. A me sinceramente ieri le ho assaggiate, non mi hanno entusiasmata, cioè sì sono buone, però E la pensavo prossima meglio. volta prendiamo altre patatine. C'erano un sacco di gusti, vero, l'esse C'erano lunga di anche quelle. all'Erdammer, tipo. Boh, c'erano un sacco di tipi, comunque Quelle ne abbiamo preso quelle della pizza. Poi altro abbiamo Pringles trovato normali. questa tavoletta di cioccolato che non abbiamo mai Io la visto. volevo e mia mamma me l'ha comprata. No, però ecco, ha rotto tutta la confezione. Ma per quale motivo questa cosa non È intelligente? di M&M's. Comunque, è molto carina, almeno ve la facciamo vedere Ma dopo un vai, vai, anno. vedere io. Voglio vedere. Ancora mi fa male il dente. Con l'M&M's e gli M&M's. Assaggiamo? Assaggio io. No, non questo Le amore. mie non sono Quale vuoi? Questa parte qui o questa parte qui apriamo? Voglio questa. No, ma tanto vai, faccio la striscetta, allora. Basta uno e due, quale vuoi? Questa? Ci sono i confettini dentro. Non c'è le confezioni. Aspetta! Che schifo. Vado. Buono. Mi sei preso quella senza niente. Mi è molto buona questa parte perché sono proprio tutti i confettini di mia mamma e le noccioline. È buono. Ho provato. Comunque, la mangiate. Ok. Io mangio questo. Ok, tra poco sarà l'ora della merenda di Leonardo, dato che oggi non ha pranzato praticamente nulla, ha mangiato un po' di frottolino. Ieri mi ha lasciato questo pochino pochino di banana. È il vasetto quello da 100, quindi quello un pochettino più grande. E cosa andrò a fare? E ho pensato di fargli la crema di avena,
Ok, con i biscottini e la banana. Ovviamente, insomma, ne farò invece tipo per la pappa ne faccio 150 di acqua. E questa volta ne farò penso 80. Perché sono un po'. E ho buttato tre patatine per terra, vero? Mi sono buttate le patatine per terra. Yes. E quindi, insomma, ora proviamo a fare questa merendina nuova. All'inizio della svezzamento, che non mi voleva le pappette, le creme gliele proponevo con il mio latte e la frutta. Ed era l'unico modo per... farlo mangiare. Cioè... questa camera è un disastro. A parte c'è un puzzo di apri immediatamente per arieggiare perché. Ora faccio fare merenda a Samuele e a Leonardo, poi vedo di investire qualche gioco da tavolo con Samu allora. E ormai preparo prima la merendina a Leo. Questa cremina di avena. E vediamo se è di suo gradimento. Ogni tanto mi diverte provare ricettine nuove per il piccoletto. Niente, regà, oggi non ne combino una giusta. L'ha lasciata più di metà. Ne ho mangiato pochino pochino. E questo modello gli ho dato da assaggiare per la prima volta queste rotelline di piselli. Perché insomma ormai non sto a... dargli altro. No, e gli piacciono da morire. Tieni, ne ha già mangiata una, mi sa, però mezza che era per terra. Ok, ripreso il telefono, ora sono le 6, siamo andato via, pian piano sto mettendo il casino che avevamo combinato tutti e tre. E ora qui sto anche pesando alcuni panni. Oddio, sei pesantino, eh? E siamo messi a giocare, che lì c'era veramente il caos atroce. Quindi ora nulla, sono le 6, quindi ora in quest'oretta ricetto un attimino casa. Che c'è? Mi faccio la doccia, inizio a preparare la cena e sistemo Leo, do da mangiare a Leo, che oggi non ha mangiato praticamente nulla, né il pranzo né la cena. Aio, vediamo stasera nel pranzo, nella merenda, vediamo se stasera si mangia qualcosa, quindi magari lo faccio mangiare un pochettino prima, più che altro perché stamattina si è stato tardi, quindi ho fatto un solo pisolino da mezz'ora, ma ormai essendo già le 6 non lo faccio dormire, in teoria dovrei riuscire a tenerlo sveglio 2 ore, perché si tratta poi 2 ore, perché di solito alle 8:30 in base poi a quello che si fa durante il giorno, insomma massimo alle 9, 9:30, comunque lui dorme presto, però ecco di media 8:30 noi siamo a ninna, cioè lui è ninna, vero? E perché sono molto stanco e che altro già mi sta chiedendo la tetta, ma vorrei dargliela per l'appunto dopo cena, vorrei pian piano di diminuire, ecco, non vorrei fare la fine con Samuele, l'ho lattato 3 anni e mezzo, con insomma Leo vorrei arrivare all'anno, l'anno e mezzo massimo, 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 vedremo, però non lo so, più che altro perché il prossimo anno mi dovrò sposare, abbiamo deciso già di fare un mini viaggettino con i bimbi, ma anche il viaggio di nozze vero e proprio, io e il mio compagno da soli, quindi ecco. E già il prossimo anno, se ancora prende la tetta, oddio che dolore, è problematico comunque andare via, o magari se le mie amiche vogliono organizzare un addio giubilato, insomma ci penso, perché comunque vorrei rendere Leonardo sereno anche quando non ci sono, cosa che non ho fatto in passato comunque con Samuele, quindi insomma tra virgolette sbagliando si impara, o comunque diciamo non voglio ripercorrere la stessa cosa, comunque sono più consapevole, più grande di quello che faccio al momento e per l'appunto è una mia decisione. Detto ciò, allora,
questo bambino è un po' stanco e l'abbiamo capito, ha un po' i spinini nel culino e l'abbiamo capito e niente, quindi vi lasciamo. Ora vi ho riacceso i cartoni, vediamo se mezz'oretta sta buono per mi fa sistemare tutto e niente, noi ci vi mandiamo un grosso bacione e al prossimo video, ciao.